Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui da un altro punto di vista. Finalmente il momento è arrivato. Che momento. In tantissimi mi avete chiesto di fare dei video semplificativi. Sono stato sempre un po' restio perché stavo pensando a come farli, perché non mi andava di fare dei tutorial che in 3 minuti veramente si riesce a dire pochissimo. Però ho pensato a fare delle piccole pilloline, quindi prendere dei piccoli elementi del mix e farvi vedere come trattarli e darvi qualche spunto utile. Partiamo subito, così vi faccio vedere cosa ho in mente. Oggi appunto il titolo dice: come ridar vita a una cassa che praticamente non ne ha. Allora vi faccio sentire subito il kick in questione. Sentite, veramente, cioè, non ha niente, cioè, veramente questo kick all'interno di un mix è veramente messo male. Allora, cosa ho fatto? Un lavoro di ricostruzione. Prima di tutto ho doppiato la traccia, come potete vedere, e ho messo un trigger, che è quello di Steven Slate. Nella fattispecie vi faccio sentire, precisamente ho messo due campioni. Sono andato a trovare due campioni che completassero lo spettro del kick, quindi che vanno a dare quello che manca al kick. Uno è questo. Questo alla punta, alla pancia sotto. Un altro campione, questo ve lo sto isolando, questo un po' più di punta. Guardate, le smuto e le aggiungo al kick, sentite? Nella fattispecie ho aperto anche un plugin per la fase, per capire effettivamente se invertendo la fase dei campioni suona meglio. Ascoltiamo. Sentite come ha preso più punch, quindi questo aiuta. Quindi senza i trigger, col trigger, ok, gli abbiamo ridato vita, però bisogna adesso legare questi due elementi insieme, come ho fatto con un'equalizzazione abbastanza importante. Sono andato a togliere un po' di fango intorno ai 360 con questo gold dell'acustica audio, ho ridato un po' di pancia in basso e ho tolto un po' di attacco che era un po' troppo. E poi dopo ulteriormente sono andato a togliere intorno ai 127 e intorno ai 626 ulteriore fango, sentite? Questo è con, senza. Sentiamo cosa avevamo all'inizio. Questo ci è arrivato. E poi, avendo fatto tutto questo procedimento, abbiamo questo. Direi che un po' di vita gliel'abbiamo ridata. Bene ragazzi, sperando di esservi stato utile, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti, ciao!